Ciao, ben ritrovati in cucina. Un'idea per il menù pasquale: fagottino croccante, erbe di primavera e uovo morbido. Una ricetta semplice, intrigante e facile da riproporre. Direi di cominciare a vedere i vari passaggi per farla. Partiamo subito dagli ingredienti: erba silene, luppolo, si chiamano anche carletti, bruscandoli, robbiola di capra del caseificio Montegrappa, asparagi di Pernumia, uova, useremo un po' di ricotta, ma soprattutto della pasta filo. La trovate nei negozi d'Espar, è una pasta a base di acqua e farina, molto sottile, sarà poi la base croccante del nostro piatto. Con gli ingredienti ci siamo, ora passiamo a cucinare. Laviamo e tagliamo e togliamo via la parte più legnosa di carletti e bruscandoli, li facciamo a pezzettini piccoli. Acqua bollente e salata e andiamo subito ad immergerli. Facciamo lo stesso lavoro sugli asparagi, quindi li peliamo, li tagliamo a pezzettini regolare, lasciando stare l'ultimo pezzo, la parte più legnosa. Li lasciamo in acqua proprio un istante, il tempo di bloccarne il colore e la cottura. Subito in acqua e ghiaccio. Manterremo un colore fantastico e un sapore che rimarrà nel nostro piatto. Procediamo con gli asparagi. Qualche secondo in più, non molto, dovrà rimanere croccante e l'acqua e il ghiaccio ci servirà per bloccarne la cottura. Cotture molto brevi anche per mantenerne tutto il sapore. A questo punto li scoleremo dall'acqua una volta freddi. In una padella un filo d'olio d'oliva extravergine e un po' di cipolla novella. Lasciamo appassire leggermente. Abbiamo le nostre verdure scolate, quindi ripeto, carletti, bruscandoli, asparagi. Li andiamo appena appena appassire insieme con la cipolla. Prenderanno ancora un po' di sapore. Un pizzico di sale, un po' di pepe, un minutino in padella e poi li raffreddiamo immediatamente. Separiamo il tuorlo dell'uovo dall'albume. L'albume lo lavoriamo con un po' di burro fuso. A parte prepariamo alla base una carta forno, un coppapasta appena appena imburrato. Facciamo della nostra pasta filo dei rettangoli. Andremo a prendere foglio per foglio e passeremo con il pennello il burro e l'albume su ogni foglio. In questo modo. E andiamo all'interno del nostro stampino. Creeremo una sorta di nido. Useremo almeno 4 fogli, se non 5, per dare un po' di sostanza. Mettiamo appunto le verdure all'interno del cestino che abbiamo creato. A questo punto prepareremo il forno a 180 gradi. Faremo due cotture, la prima di almeno 4 minuti e poi aggiungeremo il nostro tuorlo d'uovo e completeremo con un altro paio di minuti di cottura. Andiamo in forno. Dopo i primi 4 minuti lo toglieremo dal coppapasta, lo rimettiamo nella carta forno e andiamo a mettere il nostro tuorlo d'uovo. Un pizzico di sale e torniamo in forno per almeno 2 minuti. I 2 minuti di cottura consentiranno al nostro tuorlo di rimanere morbido, cremoso, piacevole. Le polpettine di robbiola poi daranno quella parte acida che pulirà il nostro palato. Non ci resta che andare a tavola. Nel frattempo, da parte di tutti noi, una serena Pasqua e alle prossime ricette.